Carmelo Bene possiamo dire tante cose. Dov'hai? Vuoi quello vicino? Attore, autore, regista, scrittore, pubblicò anni fa un libro, Sono apparso alla Madonna, che non era male. Ed è da poco uscito per Marsilio invece quest'altro suo libro che è Carmelo Bene, il teatro senza spettacolo, vorrei farlo vedere, proprio marzo 90, quindi è questione di 20 giorni, non di più. Ecco, io assolvo subito anche un altro compito di informazione che riguarda lo spettacolo che domani sera a Roma al Teatro Olimpico debutterà solo per pochi giorni, non so. Sì, sono delle recite straordinarie, ecco. con esclusiva romana per la stagione, nel contesto di una ricerca che ormai io perseguo, avendo abbandonato da quest'anno la cosiddetta gavetta, la routine delle repliche, diciamo, nazionali. Ecco. Mi riservo solamente i palcoscenici esteri, particolarmente interessati. E dipende, Barcellona, Parigi, Glasgow, ora non so, è una città, quindi l'hanno soltanto come collaborazione a questa ricerca. A mio avviso fondamentale, sarebbe ora anche che molti... Ne vogliamo parlare un attimo, spieghiamo, quindi sì. Si chiama... Queste cinque sono cinque esemplificazioni, le seconde. Su Pentesilea e sul mito d'Achille... Pentesilea, quindi si chiama il titolo... Achilleide, momento numero due. Il momento numero uno l'ho affrontato già al Castello Sforzesco nel luglio scorso per altre cinque recite a Milano. Ecco, questo è il momento numero due, quindi chi lo vedrà soltanto all'Olimpico, perché non potrà vedere solo per pochi giorni. Sì, solo per cinque recite, appunto, non è per un destinato a un pubblico così un po' eccezionale. E, tra l'altro, l'Olimpico, anche se grande, non lo sarà per questo spettacolo, per concerto, perché per ragioni anche di audio e visive al tempo stesso, sarebbe dispersivo, era destinato a uno spazio di 500-600 posti. Quindi tu debutti domani sera, che è giovedì. Sì, perché abbiamo perso la recita di ieri per gravi guasti durante le cosiddette prove generali. Perché cosiddette? Cosiddette perché? Perché nella ricerca, così, i nostri bravi politicanti sono sempre per la ricerca, c'è davvero bisogno di ricerca, poi alla fine invece cadono nella spettacolarizzazione, in una società dello spettacolo, così, ecco. Purtroppo abbiamo più politicanti, quasi nessun politico, e allora bisogna per forza esibirsi. C'è la televisione per questo, c'è questo show tuo, per esempio, che va benissimo, non vedo. Io non ho nulla contro l'intrattenimento, ma fare del teatro, non dello spettacolo. Parleremo magari in seguito della idiosincrasia profonda tra teatro e spettacolo, cioè dove c'è spettacolo non c'è teatro, dove c'è teatro non c'è spettacolo. Però tu dici che non possono convivere. Assolutamente no, a meno che non sia il teatro, come Klossowski dimostra, mutuandolo da Bachofen stupendamente nei suoi libri, uno anche dedicato, mi conta sua. Incipit. Incipit, Carmelo Bene, va bene. CB. Io dico CB perché ecco, per eliminare. Avanti lui dirà ecco, CB. Per eliminare. Per eliminare l'io, ecco, l'io di rappresentanza, l'io mondano, l'identità, ecco, il ruolo. È la macchina attoriale al posto dell'attore CB. Quindi Klossowski, tornando a lui, appunto. Riferisce e parla dell'attore romano di 2000 anni fa, dei luti scenici, ecco. Quindi, ecco, a meno che lo spettacolo, il teatro non dia spettacolo osceno vuol dire appunto fuori dalla scena, cioè visibilmente invisibile di sé, dove gli dèi stessi, nella Roma, tanto condannata, bollata dai padri della Chiesa, da Tertulliano soprattutto, che ha scritto appunto le Spectacolis, così, si davano spettacolo appunto osceno di sé, prostituendosi davvero al pubblico. Questo via le matrone romane, cioè vennero poi giustiziate, non esecuzioni capitali, ma forti multe pecuniarie, eccetera. Carmelo, io vorrei farti due domande. Una è: cos'è il teatro, per non rispondermi subito, e poi cos'è l'attore? Vorrei anche ricordare che Carmelo Bene è stato protagonista di spettacoli, alcuni straordinari, nella mia memoria è rimasto un Pinocchio, se non mi ricordo quanti anni fa, come nella mia memoria è rimasto un Altarino, che al Teatro dei Satiri di Roma, Piazza Grottapinta, Carmelo aveva
costruito, diciamo così, con le critiche che sull'europeo Ennio Flaiano aveva scritto per i suoi primi spettacoli, perché fu proprio Flaiano il primo, a mia memoria, ad accorgersi del talento di Carmelo Bene, magari non sempre poi impiegato. Flaiano, Arbasino, Pierpaolo, cioè, Pasolini. Ecco, era il 60. Sì, eravamo negli anni primi. Più o meno quegli anni, più o meno quegli anni. Tu quanti anni hai adesso? Bene, ho 50, superati da un bel po', 52. Quasi. È così, va bene, ma 52. Comunque l'età non mi appartiene. No. Ecco. Allora, dicevo, non appartengo Carmelo alla Bene, storia, quindi non posso essere. Carmelo Bene, personaggio certamente contraddetto, contraddittorio, discusso. Non voglio tirar fuori nessuna polemica, voglio solo che tu mi risponda. Cos'è il teatro? Appunto, e poi cos'è l'attore? E poi proviamo, azzardiamo un bilancio. E da lì arriveremo anche a questo nonsense delle polemiche, certi atteggiamenti anche della carta stampata. Allora, eccetera. Cos'è il teatro? Esatto. Il tempo qua scrivi il teatro senza spettacolo. È talmente breve. Il teatro senza spettacolo. È un libro importantissimo, io credo. Beh, cioè, che devo pagarmelo? Metto di, così ogni di volta Klossowski. Che la telecamera lo riprende. Ecco. Qualcuno l'ha in anteprima, perché se questa è una specie di anteprima, l'ha ritenuto addirittura fondamentale, almeno più importante dell'8-900. Sì, ma aiuta sul teatro, a farlo diventare appunto fondamentale. Vediamo appunto, diciamo, l'attorialità, la macchina attoriale al posto dell'attore. E chiunque potrà constatarla se trova ancora posto al Teatro Olimpico in questi 5 giorni, da domani al prossimo lunedì, domenica 18.30, questa insomma, ecco. Quindi è la indocumentabilità, qualcuno là dentro lo definisce l'intollerabile impossibilità di documentare, di riferirne, ecco. Il caso non è tanto CB, dice lì Edoardo Fadini, quanto è proprio il caso attiene proprio lo spettatore che deve scriverne e che poi destinato a chi? A chi deve leggerne o a chi deve presenziare, chi deve assistervi. Non è possibile una comprensione perché non vi è. Il teatro? Ecco, allora torniamo al teatro. Scusa? Esatto, nessuno se lo torna a porre. Fai bene a porre questo, Maurizio. E allora, tu faresti bene a rispondere, però. Certo, il teatro, appunto, sì. Che cos'è il teatro? Io vorrei sapere se qualcuno qui dentro sa dare una definizione etimologica di teatro. Io la voglio. Perché tutti quanti ne parlano, ma nessuno nemmeno fuori, intendiamoci. Il teatro, se lo prendiamo gli udicenici a Roma, ma prima presso i greci, l'idea del teatro si distingueva in anfiteatro, in teatro e quindi in circo, poi per le corse, ecco, per le quadrighe degli aurigli. Sarebbe lo stadio di Domiziano, per esempio. Ecco, questo. E questo è il teatro come luogo, cioè allora era di marmo, di pietra, oggi è in cemento armato, ma il cemento è soprattutto nelle teste di chi va a teatro, nelle teste di chi fa e di chi si spaccia per teatro, cioè un intrattenimento ormai fallito da millenni. Perché teatro non v'è mai stato. Non confondiamo il teatro con il luogo, col teatro luogo. Vado al Quirino, va al Quirino, infatti si abbonano, abbonato vuol dire dalle mie parti, così. Abbonato ecco, che perché, vuol dire? Vuol dire uno un po' tocco, uno che non sta molto bene. Un po' tocco. No, così. Del sud, anche in Toscana, l'abbonato è qualcuno che non sta bene. L'abbonato non sta bene con la testa. E quindi vado al Quirino, vado all'Argentina, quello vuol dire andare a teatro, in un luogo. Questo è un teatro, tutto può essere teatro, il teatro è il luogo, ma il teatro, dicono io faccio teatro, ma quasi tutti dicono io faccio teatro, in campo anche internazionale, non è vero, fanno. Che fanno? Spacciano del pessimo intrattenimento o magari del buon intrattenimento, ma a giudicare dai botteghini, dalle affluenze, anzi dal deserto di queste sale, di questo cemento, va bene, di questa scatola cementata, con i forni, davvero se non ci fosse l'onorevole spettacolo del Ministero del Turismo non capisco come potrebbero andare avanti. Cioè, quindi tu dici, scusa se io riassumo. Tu dici, esistono dei luoghi che vengono chiamati teatro. Teatro, esatto. Tutto però potrebbe essere teatro come luogo, anche una piazza, un pianerottolo, qualunque cosa. Se c'è teatro, perché non c'è un teatro, questo teatro o quel teatro. Ecco. Non ci sono modi di fare un teatro. Non però tu dici, non fanno teatro per esempio, lì. Non è quella, tra virgolette, mia, o quella di CB, non è una poetica.
particolare. No, no, è di là dalle forme. Il teatro è di là dalle forme. Il teatro non si pone questa o quella forma. È un po' apparente l'operatore teatrico, nel senso... L'operatore teatrico giusto, sì, in questo caso sarebbe appunto la macchina attoriale. La macchina attoriale, cioè l'attore. Esatto, sì. non il facitore di farse, di spettacoli, sì, che sì. Allora venivano chiamati appunto gli autores, cioè erano... Sì. Ma sapete che erano gli autores? Lorenzaccio stesso, Lorenzino di Medici. Lorenzaccio è un tuo spettacolo. Esatto, sì. E fu autore, actor, e quindi gli autores erano addirittura gli assessori. Nella Roma dei ludi cenici, 2000 gli assessori facevano gli autori? Gli autori sono autori, definiti. Ci manca esatto. Solo questo. E lo fanno ancora, no? No, ma continuano no. A farlo. Come dici, bellissimo. Nel allora, luogo che si chiama esatto, teatro, ma che si potrebbe chiamare anche Ignazio, esatto. Non c'è teatro. No, no, perché il teatro è il teatro. Che cos'è il teatro appunto, allora? E questo vorremmo un attimo a sviscerare, sì, ma non è un discorso così da fare. Perché voglio capire, allora, c'è un disegno... Esatto. Che è un luogo che si chiama teatro. Esatto. Ma teatro nessuno ha mai definito davvero che cosa è quello che poi, a furia di identificarlo col cemento, cioè con lo spazio che ospita questo chiamiamolo evento, che poi non dovrebbe essere mai ripetitivo, non sta bene sull'immediato, eccetera. Si è identificato davvero col cemento, cioè sì, allora io faccio teatro, quello fa teatro, l'altro fa teatro. No. Tutti si dà spettacolo, momento, tutti si fa spettacolo, cioè si fa confessione. C'è un buon io non ho nulla contro l'intrattenimento, eccetera. Quindi si fa spettacolo ma non è detto che sia teatro. Non è detto che sia teatro, infatti io teatro non ne ho mai visto, quei signori che scrivono i saggisti, Klossowski in testa così, dicevano che non avevano mai visto e così. Tu fai teatro. E l'enciclopedia di Mezzomondo scrivono appunto di CB come Incipit CB. CB è lui che stiamo a mettere l'anima in pace perché ci sono dei destini e attenzione quando io parlo davvero dello stupore dico io adesso sono apparso alla Madonna essere apparso e anche, o essere soggetto non c'è un soggetto e lo muto da subiectum cioè da chi subisce se io desto stupore è perché a mia volta io sono uno stupore espropriato. Carmelo, come rimase la Madonna? Sono la Madonna, che è un fatto molto importante, come sono apparsa la Madonna, nessuno che ha letto un libro straordinario, è un libro molto curioso. Un capitolo che avrebbe amato forse Jacques Lacan, ecco, e pochi altri. E la Madonna è spiegato chiaramente, Madonna la piazza, che nonostante io fossi davanti a 100.000 persone a delirare Dante, si illudeva a vedere lassù la voce, visionava la voce. E così si diventava un fatto, rimediava nell'angolino della propria autoconsolazione. Va bene, ecco, la Madonna la piazza è la Madonna. Ecco, il sono apparso voce, cioè è un subire. Visionare la voce vuol dire far diventare un'entità. Sì, qualcosa che poi non si vedeva perché maglietta, meglio un camiciaccia come ero io lì, in cima alla Torre degli Asinelli, non si può vedere da 100.000 persone. Ecco, quindi meglio l'audio che non questo compromesso. Il tragico è consolatorio, allora, eccetera. Allora, teatro è una cosa. Tu fai teatro. Sì, CB fa teatro, dicono qua. Sì, ma non sarebbe. No, io voglio sapere cosa dici te. Tu fai teatro. Io non posso non prendere coscienza da fuori, va bene? Che c'è stato a un certo punto CB. Prima di Edison si andava così, si accendeva nelle luci, si faceva. Ecco il mito della caverna di Platone, con i fuocherelli, con l'olio, poi con la pece greca, con le torce, con le candele a Versailles, e fino alla Ville Lumière, cioè alla Parigi di... Edison inventò la luce elettrica. A Edison nessuno contesta di aver inventato la luce elettrica, non capisco perché si deve qualcuno qui in Italia ostinare a non prendere atto quando tutto il mondo l'ha preso, va bene? Che questo disgraziato, qui presente e assente, esattamente, si è trovato vittima, va bene, stupita, di un fenomeno, cioè, ha scoperto il teatro, né più né meno, non c'è, basta verificare. Cioè tutti gli altri non fanno teatro. Non fanno teatro.
Ecco, non vorrei fare nomi, ma insomma non fanno teatro. Non ne ho mai visto come chi scrive lì, che ha scritto altri infiniti libri, da Deleuze, parlo dai filosofi, senza porsi il problema del linguaggio. Io ti fermo per divulgare. Senza porsi il problema del linguaggio, non si può affrontare l'attorialità, non dico l'attorialità, ma nemmeno l'attore, la macchina attoriale, il superamento dell'attore, l'oltrepassamento dell'attore. Quindi non è possibile. Quando mai un teatrante, sedicente teatrante, si è posto il linguaggio? Come? Se il teatro dovrebbe essere il luogo del linguaggio, il linguaggio... Sei sicuro che nessuno si è posto il problema di Assolutamente no, perché sono in ginocchio davanti a un testo, davanti al morto, davanti al... Il testo scritto a monte. Che non si può, che loro riferiscono imparruccati e truccati in scena chiamandosi Conte Contessa Tale. Da bambino io mi chiedevo ingenuamente, certamente non bisogna capire certe cose, si sente e non quando si dice. Tu dici Dante, dici un testo. No, nel modo più assoluto, se mi lasci un attimo, non è facile dire in due parole. Folfer, è questo che poi è stato fatto, ecco, è questo che viene fatto all'Olimpico. Quindi, che poi sia un miracolo, bene, sono io un miracolato, ma sono stupito dello stupore, ma sono sempre il subjectum, va bene, anche avendo eliminato non solo l'io, ma il soggetto. E allora tu vuoi sapere, secondo me, intervieni spesso. No, io capito perché certi suoi paradossi da sempre... Non sono paradossi, Léon Blois definiva il paradosso, diciamo, un telescopio per gli astri. Come lo devo chiamare? È un microscopio per i corpi minimi, quindi suoi... il paradosso è una cosa abbastanza seria, è una sintesi lirica bruciante per non disperdersi in un'analisi millenaria che fin qui tutto ha sbagliato, o almeno niente ha sbagliato. Ha redatto una storia del teatro, ve le immaginate? Una storia, un teatro compatibile con la storia, ma se il teatro è compatibile con la storia allora non è un teatro. Magari una redazione degli spettacoli, perché si può fare oggi. Infatti c'è una storia dell'arte, allora non è arte, perché l'arte, se qualcuno va a visitare, forse l'unica eccezione, l'arte mi ripugna, ci possiamo arrivare in un secondo momento. Prego, arriviamoci. No, ma non così dire. No, perché era dopo. Semineremmo una serie di paradossi insensati. Certo, non voglio dire paradossi, ho detto dei paradossi. Appunto, insensati, cosa mutato? Insensati. Un affastellamento, sì. Non affastelliamo. In San Francesco a Ripa, in fondo a sinistra, c'è una nicchia, sotto c'è del porfido e sopra c'è questo al di là del capolavoro del Bernini, che è la beata Ludovica Albertoni, con la finestrella intagliata del Bernini dove il sole mai passa, sia che nasca o tramonti, poco importa, e c'è questa cosa ghiacciata, gli arti vagliano disarticolati, questo è un superamento del barocco. Non solamente del policentrismo, no? Del centrismo attraverso il policentrismo, è un al di là. E Bernini che superò se stesso. Ecco, qui l'arte vien meno, direbbe Pasternak. Qui là davvero respirano la terra e il fato. Non conosco altro che non sia. Tutto il resto è arte, tutto il resto è in teatro, è spettacolo, come Kipling dice appunto in Un racconto senza filo, questa è altra cosa, tutto il resto è poesia. Anche la poesia mi disgusta perché rientra nell'espressione, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, si imputtana nello spettacolo, nell'intrattenimento fatto anche male per giunta. E allora cos'era l'attore finora? Torniamo a quando ero bambino, dove sono stato interrotto premurosamente da Maurizio. Quando eri bambino? Chissà quanti millenni fa. Comunque, mi imponevo candidamente questo. Dico, ma l'attore, ma se l'attore fa la parte di un altro, perché gli attori fanno dei ruoli e la chiamano tradizione, spudoratamente, tradizione di che poi? Momento. Se l'attore fa la parte di un altro, allora chi fa la parte dell'attore? È semplice. Se uno fa il conte, uno fa Amleto, l'altro fa il Claudio, ecco la conflittualità, la dialettica. Esatto. Ma tu, ecco, chi fa l'attore? Ma l'attore, allora, ripeto un momento, ma l'attore non basta quindi uscire da un ruolo, perché anche Brecht l'ha fatto. Con quale esito? Un ridicolo sublime, perché il cosiddetto straniamento epico brechtiano, l'attore dice impersonalmente qualcosa, poi esce da se stesso, il metateatro sarebbe così, anche Shakespeare ce l'ha provato, ma Brecht l'ha redatto per bene, e fa il delatore, denuncia l'attore, dice no, guarda quello che sta dicendo, no, perché è un mascalzone.
Spiega. Spiega quello che stava dicendo. Non mi puoi fare un esempio, non ti ricordi una cosa per fare un esempio? Ma qualunque cosa, basta vedere qualunque spettacolo di Brecht, no? L'attore di Brecht, non è più di battute, perché il teatro col concetto non ha niente a che fare. Ecco, questo è un po', quindi le parti non vanno fatte, non è qualcuno che si occupa di ruoli, non è nemmeno l'arrogarsi, mi chiedevo da bambino, tutti i ruoli. Perché arrogarsi tutti i ruoli diventerebbe un trasformismo virtuosistico assolutamente imbecille. Il virtuosismo fa parte ancora della volontà di esprimersi, e la volontà non è mai buona, né santa ma buona proprio assolutamente, la volontà è nociva, siamo nella rappresentazione. Dunque l'attore è sempre stato considerato colui che agisce, e invece no, perché l'attore non deriva da actor, da autor, di chi prova, di chi sollecita si produce in un'azione, in un agire. No, ma viene da atto retorico, quindi rientra nel dire. E intanto chi si muove sulla scena per fare un gesto, allora dice il regista, tu vai là, questi registi sono poi la catastrofe, il taglierismo. Ti offendi se dico che hai ragione. Sono non è che ti offendi. Siamo nella confezione più bieca, come sempre, giocano con i testi, sono pieni di talento. I registi. Ma mica sempre. Ma il talento è una cosa orrenda. Disprezziamo il talento. Qualcuno ha definito la differenza fra talento e genio. Il talento fa quello che vuole e il genio fa quello che può. Perché si trascina dietro l'impotenza, non sa nemmeno d'essere, sa di non essere lui, sa d'essere stato, d'essere chissà chi. È sotto i significanti, non ha significati, non ha messaggi. Ascolta il messaggio dell'imperatore di Carmelo, Kafka. Basta. Hai Carmelo. Ha avuto un momento straordinario. No, ma io vorrei... Fammi fare la domanda. Hai talento o genio? Io non so che mi dire. CB, com'è? È talentoso o geniale? Questo è un'enciclopedia. Questo libro che abbiamo visto 28 volte. Questo è un'enciclopedia, ma già negli anni 80, la giuria francese citata negli anni 80 dall'editore. Quindi prima cioè che io mi avventurassi negli anni 80 CB, c'ha talento o genio? Ma negli 80 scrivono già queste cose, no? Sì, ho capito, ma mica posso leggere tutto. Nell'enciclopedia universale francese si dice: se Carmelo Bene non esistesse, allora, il teatro italiano sarebbe orfano di un grande autore, di un regista esemplare e soprattutto del più geniale dei suoi attori, simile in questo ai più grandi della storia del teatro, da Shakespeare a Marlowe a Molière. Anche se non è il solo a percorrere questa strada, certo, questo è un po' di secca, Carmelo Bene è sempre stato pioniere da almeno 20 anni del suo mestiere. Nessun altro ha saputo come lui analizzare, riassemblare e rinnovare tutto il linguaggio culturale della professione teatrale. Rintracciare i 20 anni del lavoro scenico di Bene e infatti ripercorrere i momenti chiave del teatro italiano e della cultura teatrale europea. Dalla Giulia Universale. Sì, però dal 78, delle pubblicità nell'80. Non ha senso questo. Allora negli anni 80, con Macbeth, io demolì tutto quanto l'apparato teatrale, sulla scena, la rappresentazione, il mondo come volontà e rappresentazione. Ma tu sei talento o genio? Vorrei finire. Io vorrei che mi rispondessi. Ma c'è un modo di liquidare anche il genio? C'è un modo di non essere proprio, di sparire mentre si è? Non certo qui. Va bene. C'è un contraddire il gesto. C'è la macchina attoriale, ecco, non è più la scrittura di scena, liquidate il mio affanno teorico, l'affanno di molti anche studiosi del linguaggio. Torniamo al linguaggio, nel quotidiano si chiama anche linguaggio quotidiano, invece nella psicoanalisi, per fortuna era chiusa, dissolta, nella mera nominazione da Jacques Lacan, ormai tanti anni fa, con la chiusura dell'École Saint-Anne e con i suoi splendidi seminari, almeno si occupa dell'immaginario, cioè del patologico. Ecco, Craftebi, che è una cosa divertentissima, che battezza dai nomi di sadismo, attribuisce se inventa masochismo, inventa tante altre cose. Siamo, Craftebi è un po' il lombroso della psicoanalisi, d'accordissimo. E si va quindi avanti a rappresentare. L'arte si occupa del simbolico, va bene? Ora, un simbolico senza la differenza. Se io vedo una tela che riproduce una natura morta e vedo solo vedo quel che vedo, quello dice un grande pittore, sì ma non mi interessa, è decorazione, bene, allora ne faremo tapisserie. Come facevano per Raffaelliti, William Morris, Rossetti, confezionavano, Mallarmé stesso fondò una rivista di mode,
ognuno può, lo sa, ognuno lo sa. Quindi non è questo, è decorazione l'arte, la volontà di esprimersi. Ora, se nella vita, nel quotidiano, il linguaggio ci inganna, il fatto è tanto vero che non ci si riesce mai a intendere, e non è parlando la medesima lingua ci si intende. Una dimostrazione, io l'ho, e poi un test che ho sempre proposto a tutti. Volete qualcuno vuole veramente rendersi conto di cosa sia il teatro? No. E allora, bisogna. Io ho recitato davanti ai russi, ai cinesi, a pigmei, che ne so, la gente che non capiva nulla d'italiano. Anche quando recito nella mia lingua, come si chiama, italiana, che sono nato in Italia, chissà come. Deleuze in un libro dedicato dice il è straniero nella sua propria lingua, è straniero. Se questi pigmei russi, va bene, cinesi, in Lapponia, intendono, non capiscono i concetti, ma intendono tutto, ecco quello è teatro, quello è il teatro. Se invece bisogna andare nelle ambasciate di Los Angeles, che sono piccolissime, le ambasciate italiane sono molto misere, oppure di Casablanca, di Marrakech, a consumare lì un bitter campare di quelli scatolati, sono andato all'estero, poi tanto hanno l'ufficio stampa, questi metteurs en scène, questi talentati nei capelli, è vero, questi registi. Lì siamo nel cattivo spettacolo esportato grazie appunto all'onorevole spettacolo del Ministero del Turismo. Giustamente imparare al turismo, appunto, non lo sport. A volte nello sport può esservi cultura, il gioco del Milan, per esempio, è cultura, è il gioco di Borg era cultura. Se Edberg ci avesse più carattere, ma no, ma chi ha carattere è un cretino, non si può avere carattere. Carattere bisogna perseverare in un io, bisogna avere un'identità, cioè io sono io, come no. Torniamo al linguaggio un attimo, se permetti. Noi si nasce, ma già nel prenatale, il linguaggio, ecco questo, l'ha appurato ormai la filosofia, ovunque appurato, fuorché nel teatro, perché il regno dell'analfabetismo è dell'imbecillità e dell'ignoranza. Il pensiero precede, non precede affatto il linguaggio, ma il pensiero è un risultato del linguaggio e non viceversa. Quando parlo di linguaggio parlo dell'orale, non dello scritto. Attenzione. Mentre si continua a spacciare per teatro questi spettacoli di prosa del testo scritto riferito a Monte, scritto, precotto, morto. Come l'Inter di Pellegrini. E quindi si porta lì qualcosa, imparano a memoria. Intanto la memoria non è più oblio, lo spettatore non è più lo spettatore estetico che Nietzsche tanto rimpiangeva, giustamente. Da quando è diventato un occhialuto in sala, cioè il critico, tutto quanto è finito, lo spettatore dà giudizi. Non vuole, non cerca il suo abbandono, non cerca questo smarrimento, no, che è al di là della felicità, è fuori dagli ismi o dei neamportquaism, va bene, è fuori dal malessere, è fuori dal pessimismo e dall'ottimismo, è di là, è da un'altra parte, si fanno i conti con altri pianeti e chissà quali, non si scodellano significati, messaggi, non c'è nulla di conflittuale, va bene, siamo davvero dei significanti. Allora come si prepara la strada? Ecco, l'attore quindi finora è uno che si smuove da qui a lì, è uno che dice dei testi, legge un giornale, che ha imparato a memoria, scellerato, che non è altro, come se la memoria fosse la sua memoria, e come se la memoria non fosse memoria del futuro, oppure non fosse oblio di questo. La macchina attoriale scavalca questo, rifiuta ogni ruolo, non assolvendone però nessuno. Già nella Delci diede questa lezione, e CB lo fece, e tutti ne presero atto. Nel Lorenzaccio, entrava in scena, Lorenzaccio quando andava a toccare un oggetto, lo trovava già toccato, già suonato, già caduto. Era molto bello. Cioè, era anticipato dal suo volere. Se non si toglie il mondo come volontà e rappresentazione, il principio di individuazione, per cui ci svegliamo la mattina, vorremmo suicidarsi, poi ci bastano 2 o 3 caffè e via, e si torna lì a ingannare, ad ammazzare il tempo. Ma il teatro è fondamentalmente il non luogo, e non può essere quindi, è il non tempo. Gli stoici già parlavano 2000 passi anni fa della Ion, non del Cronos. Il Cronos è per portare l'orologio. Non attore, non luogo, non tempo. Non tempo. La triade aristotelica è ridicola. Cioè, unità di luogo, tempo, azione. Il teatro è il contrario, perdonami, di tutto. No, smarrisco poi il filo. È il contrario di tutto ciò. A questo punto del tempo,
un momento, vorrei chiarire la differenza tra Cronos e Aion. Cronos è l'orologio, uno per le giornate, si autoinganna l'appuntamento, poi tanto non sarebbe lo stesso, però no, è quello, è benissimo, può andare a legare le cose. L'Aion è un altro. Se mettiamo che quest'asse sia il presente, lo spiega benissimo Deleuze nella logica del senso, sì, a proposito degli stoici. Ecco, è una grande lezione sugli stoici, la logica del senso di Gilles Deleuze. Bene, questo è quello che chiamiamo passato noi, e questo è futuro, va bene? Ora, questi due sono talmente vicini che il futuro è passato e viceversa. Il presente, che sarebbe un punto, però un punto, diciamo, ideale, un punto di comodo che noi mettiamo qui, viene nella Ion, non esiste, ecco Lorenzaccio, perché sgambetta se stesso Lorenzaccio. E noi invece nella vita quotidiana ampliamo questo punto, lo dilatiamo in modo da darcela bere in quanto presente, se no ci butteremmo tutti da una finestra, senza essere nemmeno narcisisti, ma semplici distruttori, non più autodistruttori del quotidiano. Ecco perché, dilatandolo, siamo nel Cronos. Quello che spacciano per teatro è nel tempo. E nel tempo Cronos, ma mai nella Ion. Io, Lorenzaccio, CB, ecco, non riusciva mai a compiere un gesto. Non riusciva mai, veniva preceduto da quello che voleva. Non voleva fare quello che doveva fare, o quello che voleva. Montale, in un verso, non fa che riprendere un rigo stupendo in tedesco, la Gaia Scienza di Nietzsche, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Questo possiamo dire, non altro. Il discorso, diceva Lacan, questo chiudeva le colpe di Anna, non appartiene mai all'essere parlante, perché io nasco già parlato e già pensato, e il linguaggio delle voci, già nel grembo materno, nelle acque, mi ha già informato in termine fisico, ecco. Calmente, tutti cosa, mi ecco, spiego, quindi si nasce nel linguaggio, bisogna disfarsene. Sì. No, allora tutti ci raccontiamo il giorno una favola, come io ora credo di essere qui, perché c'è una convenzione che sia qui, e cioè, va benissimo, ma quando siamo al teatro, lì almeno non dobbiamo raddoppiare questa simulazione dei rapporti. Invece il sedicente teatro, che invece è pessimo intrattenimento... Ma tu stai facendo teatro adesso? Non per nulla, sì. Io sto dando spettacolo, ma no, non sto facendo teatro. No, fare teatro è un'altra cosa, no, stai ti prego di visionare 5 minuti di questa Achilleide, questa che ci sarà il... È altra cosa, Adesso io sto offrendo spettacolo di quel che mi sta dicendo, Edgar Poe, qualcuno, James, altri dicono, ci sono è strano, si vede... ma ognuno di voi l'avrà notato, dice, si conversa spesso, no? Leopardi ci osava in merito, dice, quando la gente parla, alla fine, è come non nulla si fosse detto, e conversano. Ogni tanto spicca, ma una volta nella vita lo incontrerai, qualcuno che non conversa, ma parla. Ma quel che parla, non parla di suo, sembra che monologhi, che piace delle cose, sembra, è parlato, non parla più. Ecco perché io non posso dire Dante, ma posso solamente disdire il dire. E per ricordare, e questo non è un rammemorare lo scritto, io leggo e dimenticando lo scritto. E così volo, così non sono più io. Questa è la macchina attoriale, la attorialità della macchina invece è la tecnologia, l'apporto tecnologico, ma non è una protesi. Perché bisogna avere una dinamica sterminata o di virtuosismo. È un handicap che viene incontro, e se lei un di voi, chiunque di voi, amplifica qualcosa al massimo, è come guardare, perdonami, come guardare un quadro così. Ecco, non lo vedi più. E se io amplifico dei suoni, di nuovo non sono più io, non è più CB. E questa amplificazione, a parte poi il campionamento elettronico, la conversione della voce, l'espropriazione della voce stessa attraverso i fuoricampo, i pleb, i ritorni, questa è la macchina attoriale, la attorialità della macchina. Carmelo, io devo chiamare Giro, sì, perché ma, siamo a 30 minuti, adesso chiamo i consigli per gli acquisti, un attimo solo, consigli per gli acquisti. Ecco. Questo momento con... Qualcuno nella stampa questi giorni, non essendo ammessa la stampa a teatro, non essendo da me ammessa mai, ma perché? Lui non ha la critica perché a teatro. Nella critica della stampa, ma perché? Perché allora non si può mediare qualcosa, un'analisi strutturale non si può fare su qualcosa di così bruciante, cioè che è tutto quanto saltato, non si può riferire, chi non riferisce lassù, e quindi è impossibile, dovrebbe analizzare come fa lo strutturalismo, prima scindere questo bicchiere da questo, poi via quest'angelo, poi questo, è impossibile.
non vogliono mettersela in testa, non ce l'ho con loro, sono loro che ce l'hanno con me, ce l'hanno con se stessi, perché loro veramente credono di esserci e non capiscono che è un segno di... Io attribuisco loro troppa intelligenza qui in Italia. Il discorso è lì, due parole sul mito d'Achille, io non ce ne... c'è Kleist, amorevolmente tradotto, ma poco contano quei testi, il testo ha importanza in quanto del testo viene espunto, viene dimenticato, tralasciato, ma quanto si dice non lascia scorie, il dire nel suo disdirsi non lascia tracce, se no cadremo nell'espressione, ciò che si esprime... si torna alla volontà rappresentazione. Cosa ha fatto Schopenhauer? Ha inserito con Kant, lo fece prima, il fenomeno tra l'idea, cioè la cosa da rappresentare. Ecco il principio di individuazionis. Io sono riuscito a togliere non solo l'io, ma anche il fenomeno cioè il soggetto. Allora ecco l'attore senza linguaggio, e ho spacciato il linguaggio. Non si tratta di formare questa o quella cosa, ma di liquidare le forme. Non di sformarle, di combattere l'arte, di andare oltre l'arte. Davvero, l'arte è davvero miseria. E anche i santi, dice Cioran, hanno il loro vizietto. Di là dalla tentazione di esistere, dall'ostinazione veramente di esserci. Io non devo... Dunque, Achille... Tu devi tacere. Non si deve... Perdonami, concludo. Nel mito, non in Clay soltanto, Omero postomerico, eccetera, soprattutto postomerico, si scontra questa regina dell'Amazzonia, Penthesilea, e la uccide. Quando lei è morta, così, fulmineamente, ha un flash e la possiede, Si alza, Tersite, mugugna qualcosa, insinua, lo accusa di necrofilia, in poche parole. E Achille, dicono tutti i miti concordando, lo uccise con un sol pugno. Questo io vado a svolgere, questo discorso con una morta. Da domani sera al Teatro Olimpico. Vedrete come si sposa una morta. Zitto. Io voglio dire una cosa. Voglio ricordare una cosa che è una mia opinione strettamente personale. Innanzitutto voglio ricordare Carmelo Bene, il Teatro Senza Spettacolo, questo libro. E voglio dire, io seguo le cose di Carmelo Bene, non perché io sia un deviato, seguo le cose di Carmelo Bene da sempre. Molte cose che dice non le condivido, molte sì. Io credo che nella storia, ora s'offende se dico teatro, nella storia della cultura europea, se non fosse, ci fosse stato CB, Carmelo Bene, bisognava inventarlo. Se voi aveste la possibilità di risentire lentamente le cose che Carmelo ha detto questa sera, scoprireste all'interno di alcuni discorsi dei momenti straordinari di intelligenza e di intuizione. Si fa presto a dire ma Carmelo Bene è. Carmelo Bene è comunque sempre al positivo o al negativo un'emozione. Ancora una volta, come quando ho visto alcuni spettacoli, adesso in questi 35 minuti sarò un deviato. Carmelo Bene mi ha dato un'emozione e io di questo gli sono grato. Gli sono grato di esserlo. Fermi. Non stare a sentire quello che dico ora, per cortesia. A cura del Centro Teatrale, del Centro Italiano Studi Teatrale, le tre locandine di questa sera, tre appuntamenti che diamo ogni sera. Bologna, Teatro Deon, da giovedì 19 a domenica 22, da giovedì 26 a domenica 29, omaggio a Samuel Beckett. Atto senza parole, l'ultimo nastro di Krapp, con Guido Ferrarini e Tiziano Tommesani, regia di Guido Ferrarini, per carità. Dunque, secondo appuntamento, Torino, Teatro Carignano, proseguono fino a domenica 22 le repliche di Come prima meglio di prima di Luigi Pirandello, con Marina Malfatti e Laura Carli, regia di Luigi Squarzini. Orribile cosa, come gli è? Poi diceva Casma, genio e regolatezza. Roma, Teatro Colosseo, terzo ed ultimo appuntamento, debuttato questa sera e si replica fino al 6 maggio, Glasses, omaggio a Salinger, con Luciana Negrini, Marco Maltauro, Roberta Fornasari, regia di Aldo Miceli. Queste locandine le replicheremo perché le abbiamo mandate un po' sul finire di trasmissione.
Allora, da domani, giovedì, fino a tutto lunedì al Teatro Olimpico di Roma, occasione unica. Teatro senza spettacolo. Teatro senza spettacolo è comunque un'occasione. Carmelo Bene, la passerella la fai però, eh? Perché le regole si fanno. Vai, ma no, no, Carmelo Bene. La regola, no, questo no. Qua arrivi, qua l'applauso lo vedo. No, 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 no